Noi abbiamo eseguito un trapianto su un bambino di circa 7 anni che è stato nell'attesa della donazione dell'organo compatibile assistito con un cuore artificiale per una durata di 525 giorni, quindi un traguardo che noi non avevamo ancora mai raggiunto. E che ha consentito al bambino di arrivare vivo al trapianto, vivo ed in buone condizioni. Lui è un bimbo che veniva dal Marocco. La sua storia era che il padre era qui in Italia per motivi di lavoro e lui viveva in Marocco con la mamma e stava male e la mamma lo faceva curare in Marocco con metodi poco convenzionali e praticamente a un certo punto ha visto che il bambino stava male, non ce l'avrebbe fatta e quindi l'ha portato dal papà in Italia. Il papà lo ha portato in ospedale e da questo ospedale ci è stato poi trasferito perché era da mettere in lista trapianto. Come è atterrato con l'elicottero a Torino, lui ha avuto un arresto cardiaco. È stato immediatamente assistito con un sistema di circolazione extracorporea, un ECMO, e poi è stato impiantato questo cuore artificiale che gli ha consentito di sopravvivere per tutto questo tempo finché non è arrivato un cuore compatibile per lui. E il bimbo è stato poi trapiantato e il decorso post-operatorio è stato regolare ed è stato dimesso qualche giorno fa dal nostro ospedale. Non è semplice, nel senso che allora, per prima cosa i cuori artificiali nei bambini piccoli non possono essere impiantati dentro il torace come nell'adulto, ma sono esterni. Quindi il bambino ha dei tubi che escono dalla base del torace che vengono collegati ai ventricoli esterni, che sono a loro volta collegati ad una console di comando. Quindi immagini di vivere con uno o due ventricoli appoggiati sull'addome. Inoltre la console di comando è molto grande, molto pesante e deve essere sempre collegata a una rete elettrica, a una batteria che le consente un minimo di autonomia, quindi gli spostamenti del bimbo sono molto limitati. E poi, cosa diciamo più importante, non è prevista la dimissione. Quindi tutto questo periodo di tempo, che è appunto di un anno e mezzo abbondante, è stato trascorso in ospedale. In più, nel caso specifico, è stato durante il periodo Covid, quindi un ospedale blindato alle visite esterne e quindi senza poter accedere a tutte quelle attività che noi generalmente organizziamo. Per rendere la degenza un pochino più a misura di bambino. Quando arriva una donazione di cuore è sempre un po' un'emozione. Ed è un'emozione perché tu vedi che è un percorso che è tutt'altro che semplice, quindi non soltanto dal punto di vista psicologico per il bambino che deve diciamo, superare questo periodo assolutamente innaturale per un bambino della sua età, ma è difficile molto anche per noi perché è chiaro che è altrettanto innaturale un cuore che già viene definito artificiale, quindi è ovvio che richiede tutta una serie di accorgimenti e di attenzioni che non sono semplicissime da portare avanti.